Cervo con corna 10 punte, $1,600. 20 punte, $2,400. Dalle 30 alle 40 sono $200 in più a punta. Per un orso, 6,000. Ok? Io scelgo l'animale e voi sparate. Potete sparare solo quando dico io. Se volete un cervo, non sparate ad altri animali. Perché? Porta sfortuna. Roberto, su. No, sentono un rumore e scappano. E lui? Come si chiama? Boris. Boris. Va? Come tuo padre? Boris? Ehi! Tacche di cervo. Femmina. Anche vicino. Pure. Ma dove? Ma hai visto che quella ci odia? Vacci te. Scusa, ma la città dov'è? Oltre quella montagna? Mm-hmm. E tuo padre sta là? Sì. Eccolo là. Si è messo il cappellino. Partita la caccia, capito? Il suo sport preferito. Dico tuo fratello. Che c'è? Niente. Ma guardi. È strana la tipa, eh? Come strana? Non so. È strana. E cosa devi fare? La danza del ventre, ho capito. Dicevo così per dire. Ehi, la manina! Guardalo là, guarda. Hai capito? Lo steward. Vabbè, cervi mi sa che... No. Tu sei politico? Politico? Tu e tuo amico siete politici. E perché i politici, scusa? Politici italiani vengono qui a caccia. Ah. No, no, no. No, io faccio lo steward sugli aeroplani. Aeroplano? Cos'è, pilota? Magari. No, no, lui è pilota. Io faccio lo steward, una sorta di barman. Ah, cameriere. Cameriere. Cameriere d'alta quota, ma cameriere. Tu fai questo di mestiere?
Quando ero piccola, mio padre portava a caccia un italiano grosso, che portava sempre i guanti di cinghiale, anche quando era caldo. Tu sai, quelli senza diti. Sì, lui pagava noi fare tutto, anche per caricare il fucile. Un giorno non lo ha dato la mano e lui non è più venuto qui a caccia. Addirittura. Guarda che però mica siamo tutti così. Tu paghi solo per prendere il cervo, ma non è sicuro che lo prendi. Visto! Sì, sono sicuro, era lì, sotto il vostro palco! Che cazzo fa quello? Il tuo amico ha sparato il nostro palco! Sono sicuro, l'ho visto! Oh! L'hai visto anche tu, no? No, io no. Ma come non l'hai visto, ma forza! Paolo, ma che cazzo fai? Spari! Paolo! Ma che fai? Non l'hai visto? Ma chi ho visto? Era enorme! Sì, era enorme! E c'avevo quello vecchio, l'ho sbagliato, quest'ora era sul caminetto. Tu sei cretino, te lo dico io. Ma che cazzo, a chi spari? Oh, senti, per me c'era. Se non c'era vuol dire che ho sbagliato. Capita, non è la fine del mondo. Cosa faccio, mi sparo in bocca? Per me basta così. Caccia è finita. Sei contento, eh? Adesso chi la riprende quella, eh? Grande cervo maschio, alto, più o meno 150 kg. È scappato quando ha sentito sparo. È meglio che stai un po' calmino.